bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, è un giorno molto molto importante oggi per noi amanti dei Battle Royale. Da qualche ora ragazzi è disponibile la versione beta completamente gratuita sia per utenti PS4 che per utenti PC di H1Z1. Per chi non lo conoscesse, ragazzi, H1Z1 è stato forse il primissimo Battle Royale famoso uscito sulle console e sui PC del lontano oramai 2015, per la precisione agli inizi del 2015, il 15 gennaio. È stato veramente un fenomeno e si sta dimostrando anche adesso veramente all'altezza di quanto già aveva dato, con un'utenza di ben 200.000 persone che si sono date appuntamento per il download della versione, come vi stavo dicendo già prima, completamente gratuita e quindi per giocare in anteprima dall'uscita del gioco vero e proprio. Come vi stavo già dicendo, ragazzi, la particolarità che contraddistingue H1Z1 dal ben più famoso Fortnite, che tutti ovviamente conosciamo, è la grafica, lo stile che hanno voluto utilizzare i creatori del gioco. Come state vedendo anche alle mie spalle, si riprende molto la realtà, quindi è una grafica real, veramente non fantasiosa come quella di Fortnite, e ci sono un sacco di, non di piccolezze, ma un sacco di dettagli che vanno ad arricchirlo e che ad esempio non ci sono in Fortnite. Mi viene in mente, per esempio, che Fortnite non ha la possibilità di utilizzare i veicoli, mentre H1Z1 sì. Come in tutti i Battle Royale, i giocatori cominciano paracadutandosi dal cielo e senza nulla devono trovare tutte le armi disponibili necessarie per poter fronteggiare ovviamente gli altri nemici. Ci sono kit medici, ci sono granate, ci sono un sacco di cose, ci sono le armi ovviamente che conosciamo negli sparatutto in real, come potrebbero essere Battlefield, come potrebbero essere COD, e ci sono veramente un sacco di elementi che possono renderlo davvero un bel rivale di Fortnite. Io ragazzi vi consiglio, dato che ha come punto di forza, a differenza ad esempio di Call of Duty, che abbiamo visto che uscirà il 12 ottobre, che sarà a pagamento, come punto di forza momentaneamente la beta è gratuita. Ovviamente ragazzi, tutti i progressi che vengono guadagnati in questa beta verranno poi cancellati, ma intanto perché non provarla? Perché non scaricarla? Io ve lo consiglio assolutamente. E addirittura andiamo a vederci assieme, ragazzi, il trailer ufficiale di H1Z1. Molto crudo come gioco. Guardalo lì con il cavallo, guardalo lì, guardalo lì. Battle Royale Open Beta Now Live, ragazzi. Come si vede, tutto distrutto, uno scenario di guerra, di distruzione, come è giusto che sia, ragazzi. Abbiamo il nostro soldato Mandingo e, come vedete, si paracadutano dall'alto. Lui li tiene sott'occhio, ragazzi. Attenzione, attenzione. E si parte nel loot delle case, degli ambienti, come è bene che sia in un Battle Royale. Tantissime le personalizzazioni della skin del personaggio. Abbiamo visto anche in anteprima la faccia dell'unicorno per gli amanti degli unicorni. Non faccio nomi, guardate che si possono utilizzare le moto e le macchine. Ci sono granate che sparano il fuoco. Guardate i quad, ragazzi. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Le fiamme sui pick-up. Si può veramente fare di tutto. C'erano anche i jet, ragazzi. Veramente, veramente tanta, tanta roba che merita magari anche una live. Che ne so, dipende come andrà questo video. Beh, ragazzi, io ve lo ricordo l'ultima volta: se non l'avete ancora provato, scaricatelo gratis che vi conviene. H1Z1 Battle Royale.
Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra poco in live. Ciao!